I nostri maltagliati sono pronti, un piatto fantastico, straordinario, freschissimo, si può mangiare, si può preparare soprattutto al volo e soprattutto è stato fatto con una sola padella. Quindi, come vedete, non si sporca nulla. Guardate che meraviglia! Si fa così. Cari amici, come sempre è arrivato il momento ricettina al volo. Io amo far da mangiare con quello che trovo sul tavolo, cioè guardo gli ingredienti così, che me li sono messi quelli che avevo in frigorifero, in dispensa, li guardo un attimo, così, proprio così, zac, ho già un'idea. Bene, allora, l'acqua bolle, una padella, che va qua, poi un po' di olio extravergine d'oliva, ci sono dei gamberi, ci sono delle zucchine, insomma ci sono un po' di ingredientucci, non male. Allora, per prima cosa prepariamo la guarnizione del piatto. Quindi ho delle zucchine, dell'aglio e della menta. L'acqua bolle, metto giù un po' di sale per l'acqua. Abbiamo delle tagliatelle che diventeranno dei maltagliati. Quindi, zac, l'aglio, zucchine, così, eccole qua, l'acqua in bollore, devono sbruciacchiare un po', prendo la menta, la butto dentro, così. Direi quasi abbrustolite. L'altra idea che vi voglio dire, sulle zucchine, quando le facciamo in questo modo, perché poi dopo andranno marinate con l'aceto ai frutti di bosco, quindi aceto di lamponi, le zucchine possiamo anche tagliarle qualche giorno prima. Le mettiamo in mezzo allo straccio, che lo straccio asciuga tutta l'acqua, quindi le zucchine diventano disidratate, è meglio. Facciamo sempre da mangiare con una sola padella. Prendiamo un po' di carta, la mettiamo qua. Zucchine pronte, le metto qui, così. Le asciughiamo bene. Le mettiamo qui. Ci aggiungiamo un po' di aceto di lamponi, così. Un pizzico di sale. Un pizzico di pepe. Meraviglia, che profumo, profumo pazzesco. E le lasciamo marinare così, ok? Bene. In padella, mentre va, prendiamo i gamberi. Così, e li facciamo rosolare. Un altro filo di olio, così, un po' di rosmarino, mettiamo lì, peperoncino per dare quella parte piccante che poi andremo a togliere, pinze, rosolate 2 secondi, così è perfetto, sale. Bene, i gamberi sono pronti, li mettiamo qua, bene, li vado a tagliare, ok,
siamo. Allora, è tutto molto facile. Li ho tagliati, li ho cotti leggermente, appena appena a 30 gradi. Olio extravergine d'oliva. Aggiungo un po' di spezie, per esempio un po' di origano, un po' di finocchietto selvatico essiccato, così. Ancora un po' di pepe. E li lasciamo marinare per un po'. Quindi abbiamo già due o tre elementi pronti. Prendo le tagliatelle che diventano dei mal tagliati. Che cosa vuol dire? Che li taglio così. Ancora un po'. Mal tagliati. Così. L'acqua in bollore. Butto giù. Ok, faccio andare un po'. Poi che succede? Bene, prendo un po' di acqua di cottura. Qua. Aggiungo un po' di olio al prezzemolo. Così. Faccio andare così, in questo modo. A questo punto aggiungo i gamberi. Così. Perfetti. Butto i mal tagliati. Dopo diamo una bella grattata di pecorino sopra e siamo a posto. Prepariamo un piatto da portata, per esempio questo. Bene, cari amici, siamo pronti per l'impiattamento. I mal tagliati sono a posto, hanno assorbito bene il sugo. Che meraviglia, che bontà. Poi con questa idea di queste zucchine un po' in scapece con l'aceto di lamponi sopra diventa perfetto, eh? Ok, siamo pronti per impiattare, eccoli qua. Così, tolgo il rosmarino. Poi il peperoncino va qua, mettiamo le zucchine in scapece, così marinate con l'aceto, le buttiamo sopra così, è un piatto perfetto. Poi direi che possiamo mettere questo così, una bella grattata di pecorino. Proprio così, un po' rapè, mettiamo anche un piccolo verde, un po' di olio extravergine d'oliva, il piatto è pronto. I nostri mal tagliati sono pronti, un piatto fantastico, straordinario, freschissimo, si può mangiare, si può preparare soprattutto al volo e soprattutto è stato fatto con una sola padella. Quindi, come vedete, non si sporca nulla. Guardate che meraviglia, un buon bicchiere di vino bianco ed è perfetto. Buon pranzo.